Ciao, io sono Maurizio Zaccherini, sono il responsabile della ricerca e sviluppo della ditta Eurec di Imola. Allora, niente, io ho fatto un istituto tecnico, all'epoca era un istituto tecnico per l'elettromeccanica, però fin da ragazzo mi sono appassionato all'elettronica, quindi ho cominciato, diciamo, all'epoca si era un po' quasi dei carbonari, quindi ho cominciato, c'erano delle riviste, una di queste era Nuova Elettronica, ce n'erano altre, dove appunto spiegavano i circuiti, le situazioni e vendevano anche i kit per sperimentare appunto quello che serve. Da lì è nata questa passione, quindi niente, dopo tornato dal militare ho avuto l'opportunità di, così, di intraprendere percorso professionale come attività in proprio e di lì poi passando attraverso varie situazioni mi sono sempre più orientato con altri soci, con altre situazioni verso l'elettronica, cosa che oggi facciamo e sviluppiamo, progettiamo e assembliamo circuiti elettronici, nello specifico dei sistemi embedded anche con sistema operativo Linux. Diciamo questo, no? La nostra attività ha sostanzialmente due fasi che a livello poi industriale si traducono anche alcune volte anche in aziende completamente separate. Cioè esiste una scheda elettronica va progettata e quindi c'è tutta una fase di progettazione, bisogna vedere appunto quali sono le esigenze o di automazione o di qualsiasi altra cosa e immaginare i circuiti che potranno essere utili per fare questo tipo di assolvere questo tipo di compito. Quindi si passa da questa fase alla scelta dei componenti strategici, lo schema elettrico fondamentale. Da questo si realizza un circuito stampato, sono delle basette verdi su cui normalmente vengono montati i componenti. Poi c'è del software spesso, perché quasi sempre oggigiorno in una scheda elettronica c'è un microcontrollore o un microprocessore, quindi sarà anche una componente software, che anche questa va progettata, dedicata appunto alle varie applicazioni. Fatto questo, si ha il progetto, diciamo, in mano per poterlo poi realizzare. Si passa all'altra fase, dove, come dicevo prima, ci sono anche aziende specializzate che fanno solo quello, cioè l'assemblaggio. Nel nostro caso di Eurec, noi facciamo entrambe le parti, quindi abbiamo delle linee automatiche, perché oggi l'elettronica è nella stragrande maggioranza a montaggio superficiale, si dice SMT, Surface Mounted Technology, quindi i componenti, a differenza del passato, non sono più saldati su questo supporto, diciamo, di vetronite con del rame, attraverso dei piedini che attraversano stampato, ma si appoggiano con delle macchine automatiche che noi abbiamo. Quindi la documentazione prodotta prima dall'ufficio tecnico viene portata in produzione, c'è uno scambio di dati, di file, di coordinate, si lancia la realizzazione del circuito stampato che normalmente viene fatto da aziende specializzate che fanno solo il supporto verde, perché servono delle tecnologie particolari, delle linee galvaniche, eccetera. Queste ritornano nel prodotto e da lì si comincia ad assemblare la scheda. La si assembla, la si collauda e finito si mette l'etichetta, diciamo, la matricola e poi si spedisce al cliente che poi l'assemblerà nella sua attrezzatura, nella sua macchina automatica e quant'altro. Insomma, queste sono le fasi, diciamo, di lavorazione in modo sintetico. Sì, noi lavoriamo praticamente in quasi tutti i settori, quindi ci sono settori che sono legati anche a una stagionalità, ma generalmente, insomma, normalmente queste attrezzature vengono programmate, quindi sono macchine anche complesse delle volte che hanno una componente meccanica importante, quindi la nostra componente è solo uno dei, anche se importante, è solo uno degli aspetti poi per completare l'attrezzatura, la macchina che dir si voglia. Mediamente il nostro lavoro è spalmato su tutto l'anno, poi ripeto, ci sono i nostri competitor invece che sono magari più orientati in un settore e quindi magari possono subire anche una stagionalità. Nel nostro caso no. Sempre che
nel nostro lavoro, soprattutto nella fase di progettazione, ma in per certi versi anche in produzione, siamo come in un parco giochi per adulti, dove mischiamo dei ragnetti fatti di sabbia con delle perline colorate. In qualche modo qualcosa succede. Quindi la creatività è fondamentale, la passione, la curiosità, il guardare a ogni minima situazione che si affaccia sul mercato, quindi nuove tecnologie che possono essere poi coniugate, applicate nel concreto per i nostri clienti, per la nostra vita quotidiana, eccetera. Quindi per noi è fondamentale, quindi questo è sicuramente una situazione, anche se, come detto prima, ci sono aziende dove invece strutture verticali, dove ognuno fa il suo, quindi siamo molto inquadrati, i paletti sono molto rigidi. Secondo me non è un buon modo per fare questo tipo di lavoro, però questo è. Dunque, l'elettronica è pervasiva ovunque e lo sarà sempre di più in futuro, quindi le opportunità ci saranno sicuramente. Se dovessi dare un consiglio a un ragazzo che si approccia, diciamo, questo tipo con passione, perché senza quella è un mondo dove non si cresce come si dovrebbe, quindi bisogna avere anche questa componente, se no è meglio fare un'altra cosa, sempre con passione, e darà comunque dei buoni risultati. È quella di approcciarsi sempre con curiosità e con passione, come dicevo, anche al mondo dell'hardware, perché c'è una tendenza abbastanza spiccata negli ultimi anni soprattutto nei nuovi laureati di informatica, cioè di stare sempre ad alto livello intendo a non entrare nella scheda, nell'hardware, nelle sue componenti proprio di funzionamento di base, perché è più facile, no? Sviluppare per il web, sviluppare per cose che effettivamente hanno uno sviluppo verticale, ma mancano un po' queste figure, cominciano a mancare le figure che si occupano proprio della costruzione dell'oggetto, del conoscere tutti i suoi meccanismi, eccetera. Si tende di prendere magari qualcosa di già fatto e programmare del software sopra. Queste figure nel nostro mestiere cominciano effettivamente a scarseggiare. Grazie per avermi dato l'opportunità, e saluto tutti e buon proseguimento.